L'Italia che sogna, i sogni dell'Italia, l'Italia che continua a volare, l'Italia del volley. Buonasera dal forum di Assiago, un'Italia quasi perfetta che è in vantaggio per 2-7-0 sugli Stati Uniti con i parziali di 25-23, 25-22, parziali che fanno subito, danno una fotografia di due set equilibratissimi con l'Italia che ha saputo rimontare, ha saputo rimediare degli errori in ricezione, ha saputo rimontare, ha saputo cacciare la grinta, il carattere, ed è ora c'è un punto bellissimo in primo tempo da parte di Cristina Chirichella, l'Italia che del terzo set in vantaggio per 2-1. L'Italia, dicevamo, che è riuscita sempre a rimontare, ha saputo ribaltare delle situazioni davvero difficili, ma vogliamo raccontarvi questa partita in diretta, vogliamo far vivere le emozioni, speriamo di trasmetterle con questa cronaca, poi racconteremo nelle pause morte il gioco con Cristina Chirichella. La battuta Alicia Glass in primo tempo per Kimberly Hills, la difesa dell'Italia, l'Italia che può ricostruire con Costa Grande, la difesa ancora di Kimberly Hills, Alicia Kelly in seconda linea, il muro delle italiane, ma ancora le statunitensi non demordono, la schiacciata in finalmente di Costa Grande dalla zona 4, muro fuori e il punto per le italiane, 3 Italia Stati Uniti 1. Dicevamo un'Italia che nella prima set ha traballato sotto le battute delle statunitensi, poi è riuscita a rimontare, è riuscita a ribaltare soprattutto nel finale, ha avuto lo sprint con una impressionante serie della Ferretti che era entrata nell'occasione al posto dell'altra regista, quella che è in campo, che è Leonora Lobianco, ma intanto seguiamo ancora l'Italia, la battuta, la ricezione della Kimberly, primo tempo per la Dixon, presa delle italiane, ancora in zona 4 per Costa Grande, ancora la difesa delle statunitense con uno sbaglio che viene tutto a vantaggio delle italiane di Kayleigh Bauworth, che in bagher ha mandato il pallone in rete, quindi Italia 4 Stati Uniti 1 con l'Italia che sta dilagando in questo terzo set, uno dei massimi vantaggi, infatti ora c'è il time out da parte dell'allenatore Karch Kiraly, un giocatore, ex giocatore che ha vinto tanto nella sua carriera, è stato considerato uno dei migliori giocatori del secolo e un allenatore che per ora si trova in difficoltà. Dicevamo del primo set dell'Italia con questa impressionante 4 battute per la Ferretti che era entrata al posto di Monica Lobianca, c'è stato un cambio, si chiama delle diagonali. A proposito di formazioni, vediamo le formazioni con le quali sono scese i due sestetti. Con l'Italia schiacciatrici Costa Grande e Del Coro, centrale Arrighetti e Chirichella, il palleggiatore Eleonora Lobianco con opposta Nadia Centoni, infine il libero Monica De Gennaro. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, schiacciatori Hill e Larson, centrali Harmotto e Aiken Radewo, palleggiatrice Alicia Glass con l'opposto Callie Murphy, una delle più pericolose statunitense, infine il libero Banworth. Ma seguiamo questa azione, poi daremo la linea allo studio con il numero 11, con Cristina Chirichella. Ancora la battuta, l'Italia che in vantaggio per 4-1 nella terzo set, i primi due set sono stati vinti dall'Italia per 25-23, 25-22, ancora la battuta molto precisa, fuori mano per la schiacciata di Callie Murphy, muro fuori e gli Stati Uniti d'America conquistano il secondo punto. Italia 4, Stati Uniti 2, siamo nel corso del terzo set, i primi due set sono stati vinti dall'Italia con i parziali di 25-23, 25-22. Studio. Italia 12, Stati Uniti d'America 9 nel corso del terzo set, ricordiamo che i primi due set sono stati appannaggio delle azzurre per 25-23, 25-22, con gli Stati Uniti che ora vanno in zona di battuta. Vediamo la ricezione, Jordan Larson, la De Gennaro, ottima ricezione fuori mano per Nadia Centoni, che veramente dà sfoggio a tutta la sua abilità con il muro che aveva davanti, è riuscito a girare il polso e infilare il muro tra l'assicella che delimita la zona aerea e il muro in un lungo linea veramente egregio, una pennellata d'autore. E intanto 13 Italia, Stati Uniti d'America 9 con Valentina Arrighetti, la centrale, una delle centrali degli azzurri che si appresta a questa battuta, battuta flot per lei, la ricezione di Benmort, ottima la ricezione con Dixon che viene murata ancora nel primo tempo, poi arriva la Kimberly, ancora la difesa delle azzurre, dall'altra parte si cambia gioco, la schiacciata vincente di Carolina Costa Grande per il 14° punto dell'Italia, 14-9, un'Italia che è incontenibile, che riesce a rispondere colpo su colpo, soprattutto ha messo su una difesa agguerritissima che riesce a neutralizzare le schiacciate da parte delle statunitensi. Intanto vediamo che cosa succede, sì, l'arbitro può far riprendere il gioco ancora con la numero 11 dell'Italia, Cristina Chirichella, la battuta, la ricezione precisa, l'ottima alzata fuori mano, Marcello
il muro da parte della Costa Grande, ma si continua ancora a giocare con Camberi, la difesa ancora della Chirichella, grandissima difesa, ancora fuori mano, ancora la schiacciata murata da parte della Costa Grande, ma si gioca ancora con la Camberi, la difesa da parte della Chirichella, ancora la Costa Grande, ancora il muro, la difesa delle azzurre con Eleonora Lobianco, fuori mano, perna di Accentoni e arriva il punto numero 15 da parte dell'Italia, un'Italia davvero superlativa, un'Italia che ha saputo murare tutte le schiacciatrici e poi soprattutto ha saputo difendere, un'Italia che sta volando. L'Italia in vantaggio 21-16 nel terzo set dopo aver vinto per 25-23, 25-22 le altre due frazioni di gioco con gli Stati Uniti che ora vanno alla battuta con Akinradeo, la ricezione di sbagliata di Antonella Del Core, c'è una sorta di schiacciata senza muro, anzi senza una sorta di schiacciata, una schiacciata senza muro da parte della Dixon, perché il pallone era andata, si era trasformato in un assist prezioso per la schiacciatrice statunitense, quindi Italia 21 Stati Uniti 17. C'è questa reazione delle americane, però dobbiamo dire che l'Italia è davvero superlativa, ha saputo contrastare, ha saputo ribattere, ha saputo trovare tutta la grinta necessaria e soprattutto gli schemi tattici in tutti i ruoli, nel muro che è stato ritrovato, nella difesa eccezionale in alcuni punti. Ma intanto seguiamo questa azione, Italia 21 Stati Uniti 17, ancora Akinradeo la battuta, vediamo se la ricezione questa volta è perfetta per la Ferretti, ancora con la Del Core, il muro delle americane che ribatte però dalla parte delle azzurre, possono ancora giocare con il muro fuori da parte di che per la schiacciata di Antonella Del Core, quindi 22 Italia 17 Stati Uniti, speriamo alle fasi finali di questo set che quindi vorrebbe dire la vittoria per 3-0 per le azzurre che stanno controllando agevolmente, stanno tenendo a distanza le avversarie, 22-17, quindi 5 lunghezze con Valentina Diouf che sta battendo, si sta preparando a questa azione con il Forum di Assago che sta sostenendo le azzurre, la battuta e il servizio che va direttamente fuori, aveva dato l'impressione che si abbassasse all'ultimo momento, errore in battuta, ma ci sono ancora 4 lunghezze per controllare le statunitensi, che vanno in zona battuta con Nicole Fassett che nei primi due set è sempre subentrata, ha sempre creato moltissimi problemi alla squadra di Marco Bonitti. Intanto la ricezione perfetta per Eleonora Lobianco, la seconda linea di Carolina Costa Grande, veramente una azione da sottolineare, un'azione da manuale della pallavolo, questa pipe, questo scatto dalla seconda linea con il muro delle americane che si è aperto e quindi il pallone che si è infilato nella zona centrale in diagonale da sinistra verso destra e in un posto della difesa statunitense dove non c'era nessuno, ma ancora si gioca con la Thompson per la schiacciata, la contropipe possiamo dire di Nicole Fassett che va dentro, 23 Italia Stati Uniti d'America 19, ormai manca poco, l'Italia non deve mollare, l'Italia deve continuare a giocare come ha fatto sinora per restituire, anche perché ora ha la possibilità di portarsi al primo match point della gara con Jordan Larson in zona battute, questa da temere per la battuta molto flottante, vediamola, ma Monica De Gennaro la neutralizza per Nadia Centoni fuori mano con, lo potete sentire, il tripudio da parte del Forum di Assago che segnala il primo match point per l'Italia dopo 28 minuti di gioco, 24 Italia Stati Uniti d'America 19, potrebbe essere il sigillo del 3-0, tutti gli spettatori si alzano in piedi, tutti stanno accompagnando questa battuta di Cristina Chirichella, la seguiamo anche noi con una battuta flottante che va di pochissimo fuori, 24 Italia 20 Stati Uniti, ma ora ci sono 4 possibilità per le azzurre di Marco Bonitta di attaccare con appunto il coach che nervosamente passeggia nell'area tecnica, ma seguiamo con la Dixon che va alla battuta, il pubblico che sta applaudendo, che sta capendo che le azzurre vanno incoraggiate in questo momento delicatissimo, la ricezione da parte della Costa Grande, l'alzata per lei, la schiacciata ed è il punto numero 25, lo potete sentire, probabilmente non si sentirà la voce ma si sente l'entusiasmo del Forum di Assago, l'Italia ha vinto contro gli Stati Uniti per 3-0 per 25-23, 25-22 e il terzo set, una perla di gioco delle pallavoliste allenate da Marco Bonitta, 25-20, azzurre che non hanno mollato, di solito si dice nella pallavolo che c'è il calo fisiologico del terzo set, ebbene questo non c'è stato, le azzurre anzi sono andate in progressiva crescita e hanno continuato questa marcia che ora ha
assegna alle ragazze di Bonetta i tre punti fondamentali. Domani ci sarà l'altra partita fra le perdenti, gli Stati Uniti d'America e la Russia, che entra in gioco, ma evidentemente l'Italia starà a guardare e con i tre punti potrà sicuramente già avere mezzo biglietto in tasca per le semifinali che si disputeranno sabato. Studio.